avvertiamo anche l'elicottero. Attenzione, via, via tutti, state lontani. Materiale, possiamo svuotare lo zaino, riempirlo di neve, no? Chiuderlo, mettiamo giù lo zaino e quello ci fa una giacca, la riempiamo di neve, la chiudiamo e un altro però dovranno essere. Per la prima volta alla Piana di Vigezzo una esercitazione tra il soccorso alpino e la squadra di montagna del CVS Villa d'Ossola. È un momento importante di collaborazione. Cosa avete fatto? Niente, abbiamo simulato di una ricerca di un gruppo di persone disperse da ieri sera, no? Che sono mancato rientro. E niente, la centrale ci ha avvisato e noi nel frattempo abbiamo avvisato solo questo qui se potevano darci una mano per controllare sul suo territorio, no? E così è andata bene la cosa, siamo riusciti col suo aiuto a velocizzare la cosa. E mentre noi salivamo il soccorso pista ha già fatto tutta la zona e ha visto la valanga e ci ha dato delle indicazioni principali per poter cominciare. E niente, così è andata bene tutto. Abbiamo lavorato insieme, è stato un bel lavoro. Noi abbiamo tribolato un po' perché la neve questa era proprio tanta e niente, è stato un bel lavoro. Quindi oggi proprio condizioni perfette per poter fare un tipo di simulazione di questo tipo. Esatto, già ieri avevamo preparato il campo, è andato benissimo a fare un lavoro così perché è stato un simulato proprio reale, no? E molto efficace anche. I tempi di recupero, abbiamo recuperato 5 travolti con l'arma in 25 minuti. In queste condizioni a me è sembrato ottimo. E poi purtroppo un disperso e ci abbiamo messo un po' di più perché dovevamo recuperarlo col taboga, abbiamo dovuto fare degli ancoraggi sulla neve, è stato un lavoro un po' più laborioso, comunque è andato bene. Ringrazio anche i ragazzi del soccorso piste che hanno fatto un bellissimo lavoro, ci hanno dato la mano e poi dopo ci siamo confrontati un po', gli abbiamo fatto vedere anche come funziona il discorso dell'uso dell'arma, della pala, della sonda. E che anche loro qui non è detto che potrebbero darci una mano se capita qualcosa all'inizio, perché è sempre all'inizio, perché i tempi sono brevi per raccogliere, per trovare le persone vive. È stata proficua per tutti come esercitazione, penso che nell'insieme sia stata una cosa positiva. Sì, diciamo che oggi oltretutto con questa bella nevicata, stanotte ne ha fatta un bel po', complica le cose, però nel medesimo tempo riusciamo a capire anche i nostri limiti per migliorare poi anche in queste condizioni che cominciano a diventare abbastanza difficili, insomma, col meteo di oggi, e questo
posso dire che comunque i risultati di oggi sono soddisfacenti. Quanto è importante l'intervento rapido in caso appunto di qualcuno che resta sotto una valanga? Diciamo che abbiamo mediamente, diciamo, poi queste qui sono cose internazionali sperimentate e studiate, i primi 18 minuti sono fondamentali. C'è una curva, poi questa curva a un certo momento comincia a diventare critica, perché subentrano tutte le cose dall'ipotermia, tutto quello che ne segue per il discorso vitale della persona travolta. Giornata importante per la squadra di montagna del CVS Villadossola, la Piana di Vigezzo, è stata fatta una giornata di simulazione con il soccorso alpino. Quanto è importante appunto questi momenti, quanto sono importanti per voi? Ma diciamo che la collaborazione con il soccorso alpino è un momento di incontro di due mondi vicini ma lontani al momento, però alla fine la collaborazione è sempre la cosa migliore, e loro sono una squadra molto preparata, e di conseguenza noi della squadra di montagna di soccorso piste dobbiamo imparare molto da loro sul fatto dell'approccio e della parte loro tecnica che hanno, tutta la parte tecnica che hanno loro, e niente, speriamo di poter andare avanti e di avere altri modo di avere altro spazio da parte loro e di andare avanti con la collaborazione, insomma, ecco. Quindi due ambiti diversi, ma può esistere una collaborazione? Sì, certo, se sono due ambiti diversi, ma alla fine legati, perché nel caso di Valanga, appunto, il soccorso alpino, loro hanno tutte le specializzazioni, attrezzature, organizzazione, sempre top, e noi di conseguenza dobbiamo andare dietro alle loro indicazioni per fare la prima assistenza a un'eventuale valanga ed eventuali travolti in valanga, e poi saper diciamo collaborare con loro, sapendo come lavorano loro e collaborando con loro, insomma.